Più si corre, più si dona. E questo è il senso della Corsa dei Miracoli, che questa mattina ha visto 2500 giovani runner in Piazza Unità, in una competizione che coinvolge gli studenti tutti, dalle scuole materne alle superiori. L'evento, giunto alla nona edizione, è organizzato dalla Young Caritas e dalla Diocesi di Trieste, su un circuito calibrato a seconda dell'età degli atleti. Presente anche il Vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, che ha sottolineato il nobile scopo della gara. È bello pensare che il bene ci fa bene, ci scomoda, per cui ecco la corsa, ma però ci fa bene anche a noi. E non dobbiamo pensare che il bene sia qualche cosa che invece è soltanto un sacrificio che rattrista, invece è qualche cosa che riempie la nostra vita. I bambini, i ragazzi ci stanno insegnando questo, impariamo anche noi adulti. Conviene forse anche correre un po' per il bene. L'impegno per ogni scuola o singolo partecipante è stato quello di ricercare, prima della corsa, uno o più sponsor tra amici, parenti e aziende che si impegnino a fare un'offerta di un importo prestabilito per ogni tratto di corsa percorso dal singolo runner. Tutte le offerte raccolte verranno utilizzate nel progetto di sostegno per una casa di accoglienza rivolta a singoli o famiglie che versano in stato di disagio di tipo sociale, personale o anche economico. Una giornata veramente splendida, ricca di persone, quasi 2500 ragazzi in piazza, più i volontari, più tutte le persone che collaborano. È veramente una grande giornata che ci richiama ai valori della cordialità, della semplicità, dello stare assieme, e quindi veramente un punto d'onore per la Caritas e per la città intera, per le scuole che hanno risposto in modo così forte a questa nostra iniziativa, per la quale veramente ringraziamo di vero cuore tutti i partecipanti. Grazie a tutti.